Siamo all'Abetone, al 41esimo Pinocchio. Oggi sfilata delle 35 nazioni e apertura delle finali internazionali. Abbiamo incontrato il grande campione olimpico Giuliano Razzoli, che anche lui da ragazzo ha partecipato al Pinocchio. Assolutamente, dal Pinocchio sugli sci sono passati tantissimi atleti, tanti campioni, quasi tutti credo, quindi io personalmente l'ho vissuto da ragazzo quasi tutti gli anni e è sempre stato un modo per misurarsi, per vedere avversari da tutto il mondo e veramente per respirare fin da ragazzo quello che se erano le gare importanti, insomma per un ragazzo il Pinocchio è una delle gare più importanti ed è sempre bello oggi essere qua a vedere tutti questi giovani atleti, futuri professionisti si spera, ma vederli nei loro occhi, la voglia e l'amore per questo sport è sempre molto bello. Allora, si può dire che siamo a metà del progetto del grande Pinocchio sugli sci e oggi c'è una giornata bellissima, la sfilata di tutte le nazioni che partecipano a questo evento. Esattamente, siamo riusciti ad arrivare alle fasi finali nazionali, abbiamo fatto correre sulle piste dell'Abetone e devo dire perfettamente innevate, trattate con una maestria incredibile dagli uomini della società Abetone Funivie guidati da Giampiero Danti. Più di 1600 atleti italiani si sono confrontati in questi 4 giorni di gare. Oggi cerimonia di apertura, stiamo attendendo la sfilata di ben 34-35 nazioni con l'Italia, provenienti da 25 continenti. Io voglio ringraziare tutti, tutto l'Abetone, tutti gli uomini, i miei volontari, le giurie, le forze dell'ordine, il comune di Abetone. Spero di non dimenticare nessuno e nessuno me ne voglia, ma è stato un Pinocchio eccezionale. L'Italia!